Ciao ragazzi, amici di YouTube, stasera bella serata, stiamo vincendo 1-0 sul campo del Crotone, decide il gol di Eriksen, siamo quasi al 90esimo, partita molto importante, partita che di fatto ragazzi si è quasi conclusa, ne andremo a parlare nello specifico, ma prima di partire con il video, un bel like qua sotto o anche due, perché se invitate un vostro amico e condividete il video con tutti i vostri amici, le fate iscrivere, vi iscrivete voi e quindi lasciate qua sotto di conseguenza un bel paio di like, 2-3 like, dai, 2-3 like, 50 like nel totale per la nostra Inter. Che sta vincendo sul campo del Crotone allo stadio Ezio Scida di Crotone per 1-0. Andiamo a parlare nello specifico, però ragazzi, veramente iscrivetevi tutti e fate iscrivere. È molto importante. So gasato, so gasato, so fomentato, so molto contento. E allora, la partita, parlandone nello specifico, è partita. Diciamo bene per entrambe le squadre perché è stata una bella partita. Nel primo tempo veramente hanno giocato a viso aperto entrambe le squadre, do merito anche al Crotone, soprattutto perché veramente ha giocato a viso aperto, ha fatto la sua partita. Chiaramente poi sono venute fuori le qualità, sono venuti fuori i valori tecnici in campo. L'Inter chiaramente è una squadra più forte del Crotone, molto più forte. Il Crotone con questa sconfitta retrocede in Serie B. Io ragazzi, l'ho detto più volte, l'ho ripetuto durante questa stagione, il Crotone paga il fatto veramente di non avere degli elementi come Simi, come Messias, come Onas, soprattutto in fase difensiva e sugli esterni. Quindi il Crotone è una squadra incompleta e quindi per questo motivo, secondo me, è retrocessa in Serie B, anche se comunque con Cosmi qualche passo in avanti c'è stato. Venendo alla nostra Inter, olè, 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 Inter! Regata, sono casato, sono molto contento. Allora, l'Inter è partita bene, è partita bene, ha giocato, è stata anche sfortunata perché ha colpito chiaramente due pali, uno con Lukaku, uno con Lautaro. Poi a un certo punto chiaramente la partita, passando il tempo, comunque andando poi a trascorrere minuti, l'Inter comunque diciamo tentennava, Conte ha fatto bene a fare il triplo cambio, sono entrati Eriksen, Perisic e Sanchez e lì ha dato la svolta alla partita perché ha messo in campo un giocatore che comunque ha dato palleggio e ha trovato il gol con una soluzione da fuori area in cui è molto forte e è importante avere anche le soluzioni da fuori area quando comunque non si riesce poi a segnare magari tramite un calcio d'angolo perché l'Inter comunque ha avuto tanti calci d'angolo, ha avuto tante opportunità da calcio piazzato oppure tramite una verticalizzazione, tramite un cross, insomma l'Inter non riusciva a segnare e quindi il tiro da fuori è stato molto importante Eriksen con il suo gol, però è stato anche importante l'ingresso di Sanchez perché ha dato imprevedibilità, ha dato comunque quella vivacità in più e ha sostituito comunque un Lautaro in crescita che anche oggi purtroppo non ha trovato il gol, però ha fatto una buonissima partita. È entrato Perisic, devo dire che onestamente mi è piaciuto, ora attacca proprio ora, siamo al 90esimo e 30, la mette al centro e Lukaku per poco non trova il gol del 2-0. Siamo al 90esimo quasi a 30 ragazzi, quindi è quasi finita, però sono stati molto importanti i cambi a partita in corso perché comunque avendo tre giocatori di qualità, tre giocatori freschi in fase offensiva, sono stati molto importanti. E quindi l'Inter è un altro passo in avanti, ragazzi, è quasi fatta. A questo punto è quasi fatta, è quasi fatta. Il 19esimo scudetto ce lo siamo messo praticamente in saccoccia con la vittoria di oggi. Dai. Olè, olè, sono contento che comunque tramite questo percorso, tramite Suning, Zhang, Marotta, Antonio Conte. E veramente è un, diciamo, è il coronamento di un percorso, il coronamento di un progetto, il coronamento veramente di un sogno per tutti noi tifosi interisti. L'Inter veramente è cresciuta tanto nelle ultime stagioni. L'anno scorso abbiamo iniziato questo percorso e quest'anno l'abbiamo terminato con la vittoria dello scudetto e sono molto contento. È importante anche il discorso che da veramente dicembre in poi l'Inter ha subito pochissimi gol, ha una fase difensiva molto solida. Devo dire oggi veramente mi sono piaciuti tutti e tre i difensori centrali, mi è piaciuto anche Handanovic, oggi ha dato sicurezza, si sta riprendendo, chiaramente poi ritorneremo anche a parlare di calciomercato con tutti i discorsi relativi al futuro dell'Inter. Ragazzi, ora non mi metto a parlare nello specifico di questo discorso qui perché comunque poi ne approfondiremo il discorso, ne abbiamo già parlato.
tante volte qua sul canale. Attenzione Barella, perché è solo Hakimi, 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 Hakimi! 2-0 Inter! Agraf! Hakimi! 2-0 Inter! Dopo che aveva annullato il gol di Lukaku, arriva il gol di Hakimi su assist di Niccolò Barella. E quindi stavo dicendo, ragazzi, approfondiremo tutti i discorsi legati al calciomercato. Comunque l'Inter mi è piaciuta. Chiaramente, se Sensi avesse trovato il gol all'inizio della partita, era tutto diverso, era tutto diverso. Però poi lì è mancato, diciamo, è mancato che Sensi non è un attaccante, non è stato freddo lì davanti al portiere. E quindi la partita si era un po' messa in salita, però poi l'Inter è stata brava a sbloccarla e a portarla sul 2-0, decisivi, ripeto, i cambi di Conte. Parlando dello specifico, è normale che se l'Inter segnava subito, raga, era tutto un altro discorso, però comunque i giocatori, diciamo, non mi sono dispiaciuti, nemmeno Sensi, che comunque sta ritrovando continuità e sta crescendo Sensi, devo dire la verità, sta crescendo, sta ritrovando continuità, sta ritrovando il piglio giusto e sta tornando in sé Stefanino Sensi. Venendo sulle pagelle, per quanto riguarda l'Inter, Handanovic, ragazzi, 6 più, dai, non 6 più di incoraggiamento. I tre dietro mi è piaciuto moltissimo Skriniar, 6 e mezzo. De Vrij e Bastoni, 6 più a tutte e due. Darmian, un pelino sottotono oggi, 6. Sensi, 6 più. Brozovic, 6 e mezzo. Barella, 6 e mezzo. Hakimi, 6 e mezzo, Hakimi 6 e mezzo, Lautaro 6 più, Lukaku 6 e mezzo. Per i giocatori entrati dalla panchina, Eriksen chiaramente 7, Sanchez 6 e mezzo e Perisic 6 e mezzo. Questo è un po' il discorso che volevo farvi sull'Inter. Mi è piaciuta oggi, l'Inter ha fatto veramente una buonissima partita. Antonio Conte ha lavorato bene, e lo scudetto, ragazzi, praticamente ormai ce l'abbiamo in tasca, ce l'abbiamo, dai, dai, sono contentissimo. Sono contentissimo! Iscrivetevi tutti al canale, condividetelo con tutti i tifosi dell'Inter, perché veramente poi ne parleremo ancora di più, porteremo dati, calciomercato sulla nostra Inter, ci caseremo tutti insieme e finalmente, 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 torniamo, torniamo, oramai lo dico, non mi frega niente, torniamo a vincere un titolo, ragazzi, dopo 10 anni, torniamo a vincere un titolo e vi dirò di più, sono molto molto contento anche per Andrea Ranocchi. Andrea Ranocchi è sempre rimasto all'Inter, è rimasto all'Inter in silenzio, non ha mai protestato, professionista, esemplare. Ha sempre dato l'esempio a tutti, quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente e questo è il coronamento di un sogno, veramente molto molto importante. Tra l'altro gli era stata anche tolta la fascia di capitano quando, durante il suo percorso in nerazzurro, quando poi era stata data Icardi se non erro ragazzi, però lui ha ben detto si è capitani anche senza fascia e si può essere leader lo stesso, quindi sono molto molto contento per Andrea Ranocchia, abbiamo fatto veramente un percorso importante. Inter batte Crotone 2-0 con i gol di Christian Eriksen e di Achraf Hakimi, ragazzi sono contentissimo. Mi dispiace per il Crotone, per la retrocessione, ma veramente sono in esibiglio, sono in esibiglio. Olè! Oh, no, 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 si è stufato la trombetta, raga. Si è stufata la trombetta, ma non rintubiamo! Olè, 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 Inter, Inter, sì. Dai ragazzi, dai, sono contentissimo. Forza Inter, amala!